Ciao a tutti, sono Davide Anzalone, il direttore artistico del Centro Teatrale Senigallese, nonché uno di due insegnanti di questo corso meraviglioso creato da Esprimarte. Con me sta lavorando a questo corso Erika Giacalone e mi occupo appunto del training e dell'allenamento del personaggio. E siamo molto felici di partecipare a questo progetto Esprimarte, perché è una grande idea quella di trovare occasioni per far studiare dei giovani allievi marchigiani in maniera gratuita. Questa è una grande cosa, ragazzi, e la cosa più bella è che Esprimarte ha scelto proprio di rivalutare il teatro popolare e la commedia dell'arte, perché proprio questo tipo di teatro era il teatro della gente, del popolo. E noi in questo corso cominceremo ad insegnare, stiamo già insegnando, alcune delle più importanti tecniche del teatro popolare e della commedia dell'arte, ricordando sempre che la commedia dell'arte è l'origine del teatro moderno e contemporaneo, un prodotto tipicamente italiano, che però è diventato così importante perché è stato influenzato da tanti paesi europei. Quindi oggi come oggi è un esempio importante, non solo artistico, ma anche politico. E vogliamo dire che noi facciamo parte, no, del Centro Teatrale, diciamolo, Senigallese, e qui Davide è il direttore artistico, e siamo un centro teatrale che si occupa appunto di diffusione, di produzione della commedia dell'arte e del teatro popolare. E in questo corso cosa abbiamo fatto? E in questo corso appunto che abbiamo creato per Esprimarte, abbiamo già iniziato da ieri a lavorare appunto sulla commedia dell'arte. Quindi il percorso il programma è di training, quindi di allenamento dell'attore, poi si passerà all'elaborazione dei personaggi di commedia dell'arte, per poi finire con l'improvvisazione e la costruzione di piccoli canovacci. E proprio questa mattina abbiamo lavorato sul personaggio dello Zanni e del Pantalone. Lo Zanni è un servo, è una maschera bergamasca, soprattutto gli intermieti, le cose, è un uomo di fatica, solitamente come personaggio è un personaggio, un dragagnotto, e quindi un uomo di fatica, un facchino. Ok, questi facchini, anzi, anticamente era un contadino che lavorava la terra, dopodiché si è spostato, diciamo, a Venezia, quindi a casa dei signori, e lì faceva appunto con la pancia vuota, perché qua, attenzione, è un personaggio dove gli stili li porta sempre avanti. Pronto a scaricare, ok? Però la pancia è sempre vuota, quindi la zona della terra è avanti, punta a andare. La zona dell'acqua è vuota, perché questo non mangia mai, ragazzi. Lavora 30.000 ore al giorno, non mangia mai. C'è la fame della Madonna, e quindi c'è la pancia vuota. Vai. Ok, poi, come dicevamo prima, è un uomo di fatica, quindi pesa sulle spalle. Quindi le spalle devono essere forti, si portano fuori le arance, queste arance che abbiamo qui. Ok? Quindi si allarga le spalle e si porta le mani. Le mani vanno avanti, perché è curioso comunque, e le dita sono larghe, perché essendo un uomo di fatica, cioè
bene. Tira sul naso, come a guardare l'alunno, comunque tutte le cose. Immaginate questo personaggio, questo contadino che va a finire nelle case dei signori e lui porta zoccoli, quindi è rozzo, no? E nelle case dei signori, con tutta la gentileria, vetrine, eccetera, deve muoversi in maniera delicata. Quindi, per essere raffinato e non fare danni, inizia a muoversi sulle punte, ok? Immaginate di avere degli zoccoli, ma proviamo sempre mantenendo la postura, quindi bacino davanti, colli davanti. In teoria il naso deve essere perpendicolare al genitale, quindi deve fare una curva proprio. Allora, adesso proviamo, adesso ci svegliamo. Eccolo lì, quello lì!
A tutti. Ciao, 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 viva il teatro popolare. Viva il teatro.